Ciao amiche di filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi vi propongo il tutorial per realizzare questa mascherina fatta in tessuto riutilizzabile. E una volta che l'abbiamo ovviamente utilizzata, la possiamo sterilizzare semplicemente lavandola e poi passando il ferro da stiro. Ovviamente nei casi particolari in cui è richiesta un grado di igiene altissimo, utilizzate queste classiche monouso, comunque io non mi sento di consigliarvele, però in tutti gli altri casi queste sono un valido sostituto alle mascherine, queste qui che si usano usa e getta, quindi sono una scelta ecologica e anche diciamo interessante. Guardate che carina, la possiamo fare double face come ho fatto io. Si fa in pochissimi minuti e con pochissimi passaggi. Poi al di sotto del video vi ho messo un cartamodello gratuito che vi faciliterà moltissimo il lavoro, quindi veramente con 2 minuti la realizzate. E potete coordinare questa mascherina alla cuffia che trovate giù nella casella delle informazioni. C'è il tutorial per realizzare una bella cuffia eventualmente coordinata con questo. Ma vediamo subito come si fa. Allora, io ho preparato due pezzi di tessuto che sono di 19 x 20 cm. Sono dei tessuti di cotone. Siccome in questo caso il tessuto ha una decorazione, questo qui alto sarà il lato di 20 e 19 sarà la base. Poi ho preparato due elastici che sono questi qui tubolari, ma potete prendere anche quelli piatti, vanno benissimo lo stesso, e la lunghezza è di 22 centimetri. Poi vi lascio al di sotto del video il cartamodello che potete stampare e diciamo ritagliare tranquillamente con la stampante di casa, ed è utile non tanto per ritagliare innanzitutto per ritagliare i tessuti, ma quando dobbiamo piegare per non fare le misure. Ovviamente io nel video vi dirò le misure precise, ma chi ha il cartamodello segna direttamente i punti e li va semplicemente a piegare, e lo fa proprio in pochissimo tempo. Quindi che ho preparato, ne prendo uno qualsiasi, prendiamo questo rosa, questo sarà il lato di 20 centimetri, vado a marcare ad 1 centimetro circa, 1 centimetro, 1 centimetro e mezzo, facciamo 1 centimetro e mezzo, marco sia di qua che di qua. E vado a sistemare l'elastico mettendolo verso l'interno, così come sto facendo io. Su questi punti che ho tracciato, se l'elastico è piatto, mettetelo da questo punto verso l'interno, non deve oltrepassare questo punto qui tracciato. Allora, io ho fermato un attimo gli elastici, in modo tale che non superano la linea che ho tracciato, quindi devo lasciare questo centimetro qui perché sarà praticamente necessario per la cucitura. A questo punto vado a sovrapporre il tessuto dritto su dritto, sposto questo facendo attenzione a non spostare al di sotto l'elastico, e vado a fermare tutto attorno. Bene, dopo aver sistemato gli spilli tutto attorno, vado ad effettuare una cucitura con il punto dritto. Mi raccomando, con la macchina da cucire lasciate qui su questo lato, abbiamo sistemato gli elastici, il lato di 20 centimetri nella zona centrale, ecco, marchiamolo in questo modo. Lascerò questa apertura che è di circa 6 centimetri. Quindi, allora, imposto un punto dritto alla macchina da cucire ed inizio a cucire proprio sul lato di 20 centimetri, qui dalla parte centrale. Posiziono avanti e indietro, fate attenzione qui di nuovo avanti e indietro, passo più volte per bloccare l'elastico. Ago in basso, giro. Ecco qui, la cucitura l'ho effettuata. Guardate, io ho lasciato questa apertura qui e mi raccomando, passate più volte sull'elastico, eh?
Adesso tolgo questi angoletti, ma giusto, allora io metto la mano qui sull'angolo e poi taglio così. Ed ecco qua. A questo punto posso risvoltare e giro il lavoro. Con le forbici vado proprio sugli angoletti e li tiro fuori. Ovviamente li tiro fuori tutti e quattro. Adesso vado a stirare per bene in modo tale che anche qui dove c'è l'apertura rimane ben appiattito e riesco poi a fare le operazioni molto più facilmente. A questo punto, per chi ha scaricato il cartamodello, può sostanzialmente marcare i vari punti con gli spilli come andremo a fare noi, cioè qui saranno riportati, cartamodello è più grande perché abbiamo tagliato il tessuto con questo, lo poggiamo qui all'inizio con la prima marca in alto, ma ci sarà scritto tutto, e poi marcate gli altri punti che trovate qui da marcare. Ovviamente anche su quest'altro lato fate la stessa operazione. Invece adesso lo facciamo insieme e vi dico la distanza dal bordo dei vari punti. Nel metro da sarta misuriamo dalla parte alta 3 centimetri. Poi da questo spillo messo così misuriamo altri 3 centimetri e poi a 4,5 centimetri. Ok? E poi ripeto la stessa operazione. Da questo punto metto a 3 centimetri e a 4,5 e poi di nuovo a 3 centimetri. Ecco qui, metterò questa serie di spilli. Sul lato opposto faccio la stessa operazione sempre partendo dall'alto. A questo punto vedete gli spilli dovranno essere corrispondenti e possiamo sostanzialmente andare a ripiegare. Il secondo spillo lo portiamo sul primo. Quindi fisso così e tolgo ovviamente lo spillo. Faccio la stessa cosa su quest'altro lato. Tolgo lo spillo sotto e ho fatto la prima piega. Adesso dallo spillo che sta qui giù lo riporto fra questo in basso, su questo qui che abbiamo messo per marcare. Prima su questo lato. E tolgo ovviamente questo e poi vedete questo qua pure. Ciao! E poi l'ultimo spillo si sovrappone a questo. Questo a quello precedente. Cioè ogni spillo dovrà sempre raggiungere lo spillo precedente. Eccolo qui. Vi faccio vedere sul lato come si vedrà il tessuto piegato e ovviamente anche su quest'altro lato. A questo punto la cuffietta è praticamente, ecco, questo spillo è superfluo, lo togliamo. Possiamo anche stirare se vogliamo prima di andare alla macchina da cucire oppure lo facciamo dopo. Adesso alla macchina da cucire effettuiamo una cucitura tutta attorno con un filo con un punto dritto e la nostra cuffietta sarà pronta. Qui io ho effettuato la cucitura tutta attorno. E qui sinceramente sono passata due volte in modo tale da tenere ben fermo il tutto. Adesso stiro per bene e la mia mascherina è pronta. Pronta per essere utilizzata. Così. Bene amiche, se questa idea vi è piaciuta mi raccomando lasciate un like, condividetela ed iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi abbraccio, prossimo tutorial.